Lo aveva già fatto 9 anni fa, molte controversie. Ma nessuna sanzione. La barra Cerea Armando ha ora rifatto la ricevuta con l'immagine di Benito Mussolini. Maristella Finezzo, proprietario del locale della provincia veronese. Così è tornato alla ribalta della notizia. Il solito corollario controversie e critiche. Questa volta sui social media. Finezzo, proprietario del bar insieme a sua madre, non ha mai pensato di tornare alle sue scelte. E in effetti difende le sue iniziative. Apprezzata dal nostalgico dei 20 anni. Quando è scoppiato il caso, la ricevuta con l'effigie del Duce è stata emessa in ottobre, in omaggio alla marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Ma per qualche tempo il cassiere lo stampa ogni giorno dell'anno e precisamente la pubblicazione sui social media di una delle entrate fasciste ha iniziato una risata di commenti. Chi sono condannati? Da coloro sostengono che l'uso della faccia di Mussolini può solo riferirsi al. D'altra parte, alcuni nostalgici approvano, sostenendo i due baristi che esibiscono anche alcuni cimeli nella stanza dei 20 anni. Lo so molto bene, dice Maristella, i comunisti infastidiscono i Mussolini sulle ricevute. Ma più sono scandalizzati e dicono che lo toglieno. Più mi convinco invece deve restare. Non cambio il mio ideali. Non sono nemmeno nato quando l'era continua. Ma credo che ciò che Mussolini ha al di là degli orrori come le leggi razziali era assolutamente positivo per l'Italia. Di recente avevo bisogno di salute e se è quasi completamente gratuito. È dovuto a lui. I problemi dell'Italia, aggiunge il barista, sono altri. Non una ricevuta. Per problemi reali. Sostiene. C'è il governo che è chiamato a risolverli. Finezzo dice apprezza il lavoro del presidente Giorgia Meloni. Mi piace. Che mi piace sta lavorando per sistemare la devastazione lasciata dalla sinistra ha preceduto e governato per decenni, conclude.